Come sappiamo tutti, pochi giorni fa è scomparso uno dei più grandi miti della comicità italiana e del cinema in generale, che ha divertito ma ha anche fatto riflettere con uno dei suoi personaggi più emblematici che ricordiamo ormai tutti, ovvero Fantozzi. Per chi mi conosce sa benissimo che io sono parecchio cinico e in queste situazioni tendo a non lasciarmi andare in soliti discorsi e piagniste inutili per la morte di qualcuno, soprattutto per quanto riguarda un uomo anziano, ecco. Ovviamente a me dispiace, però giustamente preferisco ricordarlo con gioia, diciamo, un attore come Paolo Villaggio. E proprio per omaggiare questo grandissimo attore ho deciso di realizzare i tre Fantozzi mai visti. Il primo che voglio presentarvi oggi è uno stile completamente impensabile proiettato nel mondo di Fantozzi, cioè non ha nessun legame, ma il bello di questa serie dei tre mai visti è proprio quello di unire due mondi completamente estranei. Praticamente ho elaborato la fan art come se fosse una copertina di Final Fantasy. È quasi disturbante la cosa perché non hanno nessuna affinità, però mi andava di farlo. Poi suonava bene Final Fantozzi, era più forte di me, volevo assolutamente farla questa illustrazione. Se vi ricordate l'avevo fatto anche con Vegeta e volevo riprendere questo stile che mi piace a tantissimo. Poi sono molto in tema, ho utilizzato il color marroncino, che è praticamente il colore della merdaccia, e ho ripreso praticamente la classica seduta sulla poltrona. Manca la frittatona e tutto il rito scaramantico che lui fa prima di guardare una partita. La seconda illustrazione invece è molto particolare perché è uno stile facilmente riconoscibile, ovvero quello di Tim Burton. Ho realizzato questa illustrazione molto molto creepy, proprio come se fosse uscita dalla mente geniale di Tim Burton. Questo stile mi è stato suggerito da uno di voi su Facebook, che avevo fatto proprio il post perché non sapevo che cavolo fare per la terza illustrazione. Qualcuno di voi aveva tirato fuori lo stile Burton e ho detto: cavoli, si potrebbe sposare alla perfezione, no? Realizzare la famiglia al completo con Pina e anche Mariangela, e attraverso questo stile rendere la scena molto più creepy, ecco la parola giusta, horror. Ma quell'horror bartoriano, piacevole, molto gotico. E infatti, guardando Mariangela, mi fa abbastanza rabbrividire. Nonnino, nonnino! E passiamo alla mia preferita. Non dovrei dirlo qual è la mia preferita, però ammetto che è la mia preferita, anche se non è eccelsa per quanto riguarda la realizzazione. Però sapete quanto io sia malato ormai. Io fino a qualche mese fa era passione, ora sto diventando malato perché mi sto riguardando le uniche due stagioni in loop. Ormai ho perso il conto per quante volte ho visto la serie di Rick e Morty. Voglio rivedermi quella faccia di cazzo di Rick che dice: Morty, Morty, ma tu sei stupido, Morty, perché la tua famiglia è stupida, tuo padre Jerry è stupido. Basta. Comunque ho voluto realizzare Fantozzi in versione Rick e Morty, e per creare un'unione, un tunnel di collegamento tra il mondo di Fantozzi e quello di Rick e Morty ho usato un oggetto straordinario, ovvero il Plumbus. Guardate, è bellissimo. Il Plumbus è uno degli oggetti che io bramo. Non so quale sia il suo fottuto utilizzo, però lo voglio, ok? Voglio un Plumbus, adesso! E questa è la versione Rick e Morty che io sinceramente adoro. E poi c'è Mariangela che assomiglia leggermente a Rick. Non so perché, sarà il monociglio, non lo so. Però fa paura anche qui. Però è molto più divertente rispetto alla versione più creepy che... Oddio. Allora, che dite? Vi è piaciuta questa versione? Per me è una cagata pazzesca! Se volete queste illustrazioni potete acquistare il download su selfie.com, dove ormai carico sempre tutto quello che faccio, quasi tutto. Però chi è arrivato fino a questo punto del video e non ha chiuso prima perché dice: wow, ormai è finito il video, chiudiamolo. No, perché c'è un disegno bonus
che non è realizzato da me, ma da due fratelli, Dan e Dav, che li saluto e li ringrazio per avermi dato la versione in HD del loro crossover, del loro fantozzi mai visto, realizzato in stile Simpson. Ha girato parecchio su Facebook questi giorni questa immagine e io voglio fare i complimenti a Dan e Dav perché hanno realizzato un'illustrazione bellissima. Loro sono bravissimi, sono degli illustratori animatori eccezionali. Vi consiglio assolutamente di seguirli sulla loro pagina di Facebook che trovate nel link in descrizione, perché veramente sono stratosferici. Poi mandate vedere, sul serio, perché ci tengo. Ma ditegli che vi mando io e ringraziateli per queste bellissime opere. Prima di andarvene però voglio ricordarvi che sarò al Comics Zone di Noci, in provincia di Bari se non sbaglio, l'8 e il 9 luglio. Sarò lì ospite, ci sarà il fumetto di Nanzi Vegan Heidi che vi consiglio assolutamente di comprare. Trovate i link Amazon in descrizione, oppure venite direttamente a Noci così io ve lo posso firmare lì direttamente e farvi anche un piccolo sketch. E poi sarò anche... Tenetevi forti, scusate, questa non riesco anch'io a dirla. Sarò anche giudice alla gara cosplay. È come far fare il giudice a Masterchef ad un'anoressica. Però ci divertiremo, fidatevi. Grazie mille per la vostra attenzione, mettete mi piace su questo video, condividetelo, perché la condivisione è fondamentale. Fatelo sapere ai vostri amici, parenti, amiche, sorelle, mamme, giovani, belle. Ciao, alla prossima.